senza corrente a me! Voglio la tiene la corrente! Sono le ore 22 in punto. L'ora esatta è offerta da Tufano Gomme, sede storica di Arzano dal 1961. Il primo uomo sulla luna. Ha toccato. Il primo mondiale. Sul tetto del mondo. O il primo amore. Ecco perché nulla è come il primo crossover. Nissan Qashqai. Le mode passano, le icone restano. A settembre, tuo con incentivo fino a 7.750 euro anziché 5.150. E in più, puoi cambiarlo o restituirlo dopo un anno. TAN 4,99, TAC 7,28 con finanziamento iBuy e rottamazione, salvo approvazione Nissan finanziaria. Info su nissan.it. Da Euronics Gruppo Tufano, prezzi di fabbrica fino al 30 settembre. Qualche esempio? Samsung Galaxy S10 Lite 128 giga, tuo a 468 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata a gennaio 2021. Da Euronics Gruppo Tufano, il meglio della tecnologia ai prezzi più bassi, sempre. Altrimenti ti rimborsiamo. Euronics Gruppo Tufano. Cosa aspetti? Approfitta ora per cambiare le gomme. Vieni da Tufano Gomme Arzano. Sì, nelle sedi di Tufano Gomme c'è la più grande promozione Goodyear dell'anno. Avrai fino a 100 euro di sconto subito alla cassa sui nostri prezzi già super scontati per l'acquisto di 4 pneumatici compreso di montaggio. Tufano Gomme è anche officina meccanica, carrozzeria, impianti a gas. Da oggi anche centro revisioni. Convenzionata con tutte le società di autonoleggio. Tufano Gomme, ad Arzano, Nola e Casandrino. Da oltre 50 anni al servizio dell'automobilista. Vuoi noleggiare un'auto, una barca? FD Noleggio, per un noleggio sicuro di auto, barche, furgoni e anche auto per cerimonie. FD è in grado di soddisfare anche le richieste del cliente più esigente, grazie alla sua organizzazione e all'impiego di personale qualificato. Possibilità di noleggio anche senza carta di credito. FD Noleggio, via Domiziana 831, chilometro 37600, Castel Volturno, Caserta. Telefono 081 509 4188. Via Coroglio 136, Napoli. Telefono 081 235 6078. Furgonoleggiofd.com. Siamo presenti anche su Facebook. FD Noleggio, e sei in mani sicure. Caffè, caffè, cassì, cassì, quando si amara più dolce son chi, ma piccia la bocca mi fai consolà, ma mi metto genio e cantà. Ani, è il nome del caffè? Ah già, caffè Siag. Azz, è pure saporito. Dal 1993, a pochi passi dal Parco dei Camaldoli, sorge l'Hotel Salus, albergo per anziani. La nostra esperienza decennale a vostra disposizione per offrirvi il miglior trattamento nei servizi agli ospiti e nell'assistenza geriatrica. 58 camere con tutti i comfort per farvi trascorrere i vostri giorni di permanenza nel modo più piacevole e sereno possibile. Hotel Salus, albergo per anziani, via Soffritto ai Camaldoli, Napoli. Telefono 081 587 50 41. Hotelsalus.net. Per una serata con i tuoi amici, nulla di meglio di Poldo, Takeaway Pub. Panini di tutti i tipi e per tutti i gusti, con patate chips e stick olandesi fresche. Poldo, anche per la tua bistecca di carne chianina entrecotta italiana e contorni con verdure fresche nostrane. Poldo, panini e saltimbocca per celiaci. Prenota la tua festa privata da noi. Panino, patatine e bibita a 8 euro a persona. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430. Telefono 081 766 38 46 oppure 081 060 85 32 e in via Giulio Cesare 85. Telefono 081 239 13 67. Aperto tutti i giorni con consegna a domicilio. Telefona, ordina e ritira senza attesa. Poldo Pub, siamo anche su Facebook. Poldo, take away the pub. Radio Amore. Radio Amore presenta La Grande Notte con Ivan Scudieri.
E rieccoci, ce l'abbiamo fatta, mamma mia che bello, è sempre una grandissima emozione guardare le maglie sgargianti del nostro Peppe Mojito. Io vengo qui a fare la grande notte solo per quello, cioè io dico chissà oggi Peppe Mojito cosa indosserà, e infatti ha indossato questa maglia straordinaria con il numero 46 che in qualche modo, diciamo, lo rappresenta. Dice: ma chi sta parlando, ma chi è sto Peppe Mojito? Allora, sta parlando Ivan Scudieri, ben ritrovati a tutti, questa è la grande notte, questo contenitore di chiacchiere, di anime, di sognatori, di pensatori, scrittori, attori, cantanti, giornalisti, tuttologi, insomma ne abbiamo veramente di ogni, si può dire di ogni, come Cirillo, no? Certo, si può dire di ogni, certo che sì. Losco, si può dire di ogni? Sempre, si, di ogni. Si può dire, sì, di ogni. Allora, che si fa? Intanto ci si racconta, sono in questa sera, cioè, avrei preferito due veline, però mi sono capitati, diciamo, da una parte Luigi Maria Losco, il tuttologo. Buonasera a tutti e bentornati, Ivan. E dall'altra parte, adesso posso dire di avercela fatta, perché nella mia vita ho detto chissà se prima o poi riuscirò a condividere il microfono della stessa emittente, la gloriosa emittente Radio Amore, con un grande giornalista, una persona per bene, un uomo di grandissimo spessore. È arrivato qui in giacca, io mi sono molto emozionato di questo. Signori e signori, un amico ovviamente, anche un grande esponente, diciamo, di Radio Amore, Luca Cirillo. Buonasera Ivan, buonasera al tuttologo, ma per ovvie ragioni dovevi avere il tuttologo da un lato, dall'altro lato ci sono io che sono il nientologo, quindi hai fatto un ottimo abbinamento. Nientologo e tuttologo, no, due grandi amici, due persone veramente che sono contento in qualche modo di coadiuvare in questa puntata, in queste chiacchiere da bar che facciamo un po' insieme. Lo dico proprio a beneficio di coloro che magari a Grande Notte non la conoscono. Cosa è la Grande Notte? Beh, un po' ve l'ho già preannunciata, è un ritrovo di anime, ritrovo di sognatori. Avete presente un po' i ragazzi del muretto? Cioè, prima che ci fossero i social network, prima che ci fossero i telefonini, ci si ritrovava, quindi si cenava e poi si ritrovava, chi si trovava fuori la chiesa, chi si trovava sul muretto, insomma la comitiva eccetera, e noi ci ritroviamo il giovedì tra le 22 e le 24 su Radio Amore a raccontare, visto che sono gli ultimi scorci d'estate, proprio quelli che sono i momenti belli e i racconti delle estati che abbiamo vissuto negli anni scorsi e, perché no, anche di questa estate molto anomala di questo 2020. Subito vado dai miei angeli destra e sinistra, parto da Luca. Luigi Maria, mi perdonerai. Certo. Luca, cosa rappresenta per te l'estate? Intanto parola estate, due punti. La parola estate vuol dire emozioni, ma in questi ultimi anni vuol dire un lusso, perché purtroppo quando fa tanto caldo o hai la piscina in villa oppure te ne vai al mare. Se vai al mare vuol dire che non lavori, se non lavori vuol dire che te lo puoi permettere. E siccome se non vai né in piscina e né al mare... Sei povero. Sei povero e soffri soltanto il caldo. Quindi se un tempo c'era la possibilità per tutti, almeno per tutti, anche per gli operai, di andare almeno un mese in vacanza con le loro rispettive famiglie, purtroppo in questi ultimi 10-15 anni la società si è sviluppata in modo diverso e purtroppo ci sono sempre meno soldi, 10 massimo 15 giorni di vacanza per tutti, ma quando arriva maggio e fa tanto caldo l'estate può diventare anche un tormento. Diciamo che si è passati dalla villeggiatura, esatto, come si diceva una volta, villeggiatura, no? Alla vacanza. Esatto. Tuttologo. Invece, innanzitutto mi fa piacere avere Luca, perché abbiamo chiuso, no, la grande notte con Luca e ci siamo divertiti con la preparazione dell'estate. Quindi chiudere l'estate con Luca, sono molto contento perché abbiamo trovato delle affinità immediate. Che meraviglia, ti ringrazio per queste belle parole. Estate, Ivan, lo dice stesso, se vogliamo estrapolare un attimino la parola togliendo la E, estate, stato. È uno stato dell'essere. La psicologia jungiana diceva che è la sospensione normale del senso etico. E poi ti spiegherò. Mazza. Perché ho delle piccole chicche. Però sicuramente, come tu hai detto, prima dell'era dei social ci si ritrovava proprio a settembre su un muretto fuori a un bar per raccontare le esperienze estive. Certo, abbiamo condensato il tempo perché si andava in vacanza magari un mese, quando la situazione ai nostri, quando eravamo tutti e tre giovani, si faceva il mese di vacanza. Adesso si è condensato, però anche in una situazione critica come quella che abbiamo vissuto quest'anno, sicuramente ci sono delle piccole storielle da raccontare che ci possono far sempre dire peccato che quest'estate è terminata. Estate è un po' come la canzone di Negramaro, no? Ce l'abbiamo la canzone di Negramaro, estate.
La mettiamo? Ok, allora mettiamo la canzone di Gran Mare Estate, ci riorganizziamo perché il Cirillo qua è venuto bello piazzato, che ci abbiamo degli ospiti ragazzi a un certo livello. Io allora c'è Luca, vi racconto un po' questo aneddoto. C'è Luca con il quale io ho terminato, come diceva correttamente Luigi Maria, l'ultima edizione della Grande Notte che è terminata a luglio, giusto? Luglio. Sì, luglio. E ci siamo detti, ok, ci ritroviamo a settembre, poi ho pensato, sai che c'è di nuovo? Visto che abbiamo finito in bellezza, ricominciamo in bellezza, in continuità. Io ho chiesto di venire qua. Meglio dire in continuità che in bellezza, più che altro. E lui mi ha detto, ma che dici, vogliamo coinvolgere qualcuno? Io gli ho dato carta bianca e lui continuava a incalzare. Ma che dici, coinvolgiamo? Fai tu, Luca, non voglio sapere Luca, chi dobbiamo chiamare. Prendendo quando abbiamo concluso... Non siamo belli, ma piacciamo. Sì, ecco. Alla Jerry Calà, tra l'altro Jerry Calà tira piede. Bene, bene, allora ci ascoltiamo Negramaro con Estate e dopo vi racconto a tutte e due, vi do una chicca sulla prossima puntata della Grande Notte, che sarà una puntata straordinaria in cui Luca, soprattutto tu che sei, fai parte, diciamo, integrante della famiglia di Radio Amore, anche Luigi Maria, ma non lo conosce personalmente, però dopo ti racconto perché anche la prossima settimana quantomeno al telefono, un intervento bisognerà farlo. In bilico tra sante e falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho spesso e mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra tutti i miei vorrei, non sento più quell'insensata voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. In bilico tra santi che non pagano, e tanto il tempo passa e passerai, come sai tu. E intanto il tempo passa e tu non passi mai. Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire. Vorrei potesse non finire mai. Vai tranquillo. Mamma mia, allora stasera proprio è la serata delle sorprese, è la serata delle emozioni. Io sono molto contento intanto proprio per essere tornato con i miei amici ascoltatori di Radio Amore, e dall'altra parte sono contentissimo, ma ce l'abbiamo già? No, non ce l'abbiamo ancora. Sono contentissimo che Luca Cirillo mi sta in qualche modo regalando
un'emozione forte. Allora, raccontiamola un po' agli amici, che sta succedendo, Luca? No, c'è Peppe Mojito Libischi in regia che sta contattando uno dei più grandi cantautori italiani, Franco Fasano, che ha scritto delle canzoni bellissime per Fausto Leali, per Mina e per tantissimi altri, tra cui il nostro Peppino Di Capri. Quindi siamo felici di parlare con lui perché vogliamo sapere, per un cantautore, cosa vuol dire estate, quali sono i suoi racconti e quanti brani eventualmente ha ispirato Franco Fasano questa meravigliosa stagione che sta per concludersi. Allora, intanto io gli do il benvenuto con un abbraccio virtuale, ma molto sentito, caloroso. Molto molto sentito, perché mi ha accompagnato nella mia adolescenza, perché grazie alle canzoni di Franco Fasano ho dedicato canzoni d'amore che sono rimaste impresse. Hai fatto anche molte conquiste con Franco Fasano, dai, diciamo. C'era, intanto c'è per niente al mondo che io veramente la canto a squarciagola ancora oggi in macchina, e poi c'è ovviamente Quel giorno non mi perderei più. Saluto e do il benvenuto qui su Radio Amore a Franco Fasano. Ciao Franco! Ciao carissimo, come state? Tutto a posto, tutto a posto. Grazie per esserci veramente, ma proprio per esserci al mondo, non per essere qui stasera, per essere proprio una delle eccellenze italiane che secondo me veramente ha in qualche modo stimolato grandi emozioni. Ti faccio salutare anche da Luca, che è il nostro tramite. Diciamo. Ciao Franco, buonasera a te, come stai? Ciao Luca, sto bene. Il lockdown è finito, lo scopone scientifico, non giochi più? No. Gioco ogni tanto nelle pause, diciamo così, e mi è rimasta questa cosa per non perdere l'allenamento. Senti Franco, come diceva giustamente Ivan, ma anche il nostro tuttologo, l'estate vuol dire emozioni. Invece per Franco Fasano cosa vuol dire questa stagione meravigliosa? Ma in generale vuol dire tutto, perché io sono nato al mare, sono nato in Liguria, ad Albenga, ma in realtà solo perché ad Alassio non c'era il reparto maternità all'ospedale, però diciamo che il mare è sempre stato lì nelle mie ore, nella mia voglia di comunque vivere un po' tutto l'anno. Anzi, devo dirti che in realtà d'estate, e quest'anno alla fine ci sono anche riuscito, a me è rimasto questo fatto di andare in montagna perché a volte la montagna, camminare, soprattutto adesso, mi dà quella, mi ricorda quando appunto da ragazzino andavo, i miei che lavoravano, avevano un negozio di fotografie, mi mandavano in colonia dai salesiani, e quindi eravamo in frescura. E poi quando sono diventato un po' più, diciamo, questo l'ho fatto intorno alla quarta e alla quinta elementare, ma in realtà sia prima che dopo, fino agli 11 anni, io andavo da mia nonna, perché attenzione, anche se mio papà era pugliese, mia mamma è valdostana. Addirittura. E quindi andavo a San Vincent, dove tra l'altro vedevo da fuori il disco per l'estate quando ero ragazzino. Quindi praticamente io ho avuto Sanremo d'inverno ed estate San Vincent. Senti Franco, qual è la canzone, chiaramente non la tua, che secondo te meglio rappresenta l'estate, la tua estate? Qual è l'autore, il cantautore che ti piace di più in questo senso? Ma è difficile dirtene uno, ci sono le canzoni che ti legano all'estate. Io mi ricordo che c'era il jukebox davanti al mio negozio, che era una cosa imbarazzante, era il 78 mi sembra, una cosa così, 78 o 77, ma credo 78, e c'era questa era tutta una roba così, ma la cosa poi che il destino mi ha ripagato è che, anche se purtroppo verso la fine della sua vita, ho avuto modo di conoscere Giancarlo Bigazzi, diventare molto amico di sua moglie, e a rendermi conto che Bigazzi non era soltanto un autore, come qualcuno dice, di testi, ma era anche un autore di musica. Questa canzone, pensa che è stata scritta con un dito su un pianoforte che io poi ho suonato in seguito a Settignano, e poi mi hanno raccontato che alla fine quell'effetto che si sente nel disco in realtà nasce perché avevano messo il nastro al contrario quando avevano fatto la lacca,
e poi si sono innamorati di quel suono e fino lì l'hanno tenuto così. Franco, devo intanto, io sono Ivan e volevo un attimino dirti grazie, perché io quando ero più ragazzo ho acquistato Un cielo che non sai, che attualmente ancora ho riservatissimo, diciamo, la mia collezione di CD originali, ovviamente. Meglio specificare. Voi da dove mi chiamate? Napoli, da Napoli, da Napoli, città di Napoli. Allora, io in quel periodo io ho avuto il piacere di vivere tanti concerti live con la mia band, anzi saluto la mia band napoletana, che era formata da Roberto Calcagno alla batteria prima, ma e poi c'erano Massimo Galdi, Marcello Pepe, ma poi ci sono anche i fratelli Vangone che con me hanno fatto un tour all'infinito, infatti lo chiamavano all'infinito tour, perché noi non sapevamo quando cominciavamo, non sapevamo quando finivamo, anche a novembre abbiamo fatto una serata estiva. Ti volevo dire, visto che Napoli è una città che sicuramente è nel tuo cuore, dove hai fatto tanti concerti, eccetera, se dovessi dedicare una delle tue canzoni alla città di Napoli, secondo te qual è che rappresenta di più una città che ha il calore, che ha l'amore di questa città, tra quelle che hai scritto, tra quelle che hai cantato, insomma? Ma guarda, io ho avuto nel 1995, ho avuto il piacere di ritornare a Viva Napoli, che l'anno prima aveva visto il suo ritorno sul Canale 5 presentato da Mike Buongiorno dell'Avenir, dove cantai Tuo affare americano, tra l'altro classificandomi terzo con una telefonata del maestro Carosone che mi spiazzò perché non me l'aspettavo. Ebbi così la fortuna di voler fare qualcosa di diverso da Carosone nell'edizione dopo, e scoprì, anche se era già uscita da una quindicina d'anni, scoprì Napoli e mi resi conto che, oltre ad essere una canzone che racconta Napoli, è un pezzo di musicalmente mondiale, e che tra l'altro era nelle mie corde. Infatti io la scelsi perché armonicamente era una cosa che mi ricordava Vieni a stare qui, che è una canzone, sì, che io presentai a Sanremo nel 90, almeno nella prima parte. Se vuoi te la canto, me la ricordo bene. E quindi la feci mia quella canzone, la interpretai senza toccare una virgola della composizione di Pino Daniele, ma cantandola come se l'avesse scritta per me. E io quando penso a Napoli penso a Carosone e Pino Daniele. Io invece quando penso a Franco Fasano penso a una canzone che mi è rimasta particolarmente impressa, una canzone che ho dedicato e per cui ho pianto tanto, che è L'amico, no? Quella canzone che nel riarrangiamento dell'album Un cielo che non sai, secondo me ha brillato un po' di più rispetto alla versione iniziale, perché io le ho sentite entrambi, ma quella là che c'è nell'album secondo me è veramente una chicca straordinaria. Non so se sei d'accordo. Sì, allora, dunque, nel cielo che non sai, in realtà L'amico e Per niente al mondo venne in qualche maniera ripubblicata così come erano nel 45 giri dell'anno, sì, prima, perché devi sapere che io andai a Sanremo con Flavio Fortunato che il disco non ce l'avevo pronto, ma la cosa che fa ridere è che non mi avevano nemmeno fatto fare il disco quando andai a Sanremo, cioè io andrei un po' così per caso, perché quel giorno Non mi perderai più avrebbe dovuto essere il brano che sul quale puntavano per il duo Oxa Le Ali. E poi, avendo scelto un'altra canzone, fortunatamente sempre mia, quella canzone ormai si erano innamorati quelli della direzione artistica e la fecero cantare a me, ma voglio dire quasi quasi buttandomi un po' allo sbaraglio, e io infatti non ero così sicuro di tornare dopo 8 anni, e invece mi ha portato fortuna, anche perché, ma più che altro perché mi ha fatto ritornare a cantare sul palco, cosa che io ho sempre fatto fin da quando ero ragazzina. E se non sbaglio, il sodalizio invece con Fausto Leali e Anna Oxa si è materializzato nella canzone Da fratello a fratello. Ecco, quella fu veramente una grande volontà, quasi di nascosto, del manager che curava la mia tournée in quel periodo, che era Nando Sepe, il quale lui aveva sentito questo provino quasi per sbaglio,
se ne innamorò, la casa discografica non lo scelse per metterlo nel disco. E invece, siccome io poi il disco non lo feci, appunto nell'89, quasi come omaggio da parte di Anna e Fausto, lui li ha convinti proprio durante una sera del suo compleanno a fare un intervento, così un cameo nella mia canzone, poi da cameo è diventato un trio e pensa che quella canzone è stata quasi 6 mesi in classifica, sì, nelle classifiche di Radio Italia sulla musica italiana, Franco, che allora era una radio particolarmente dedita. Franco, per concludere, poi ti lasciamo alla tua cena di lavoro e ti ringraziamo per essere stato con noi. Ti chiedo, c'è un ricordo che porterai con te di questa estate appena conclusa o che comunque sta per concludersi e che magari può diventare l'ispirazione per un nuovo brano? Ma guarda, io ho scritto un brano al quale tengo moltissimo e chissà che non lo riesco a realizzare, ma proprio per il piacere di farlo, perché ormai la musica veramente ha preso altre strade, altre cose per un po' lontane dal mio stile, però credo di avere scritto un paio di canzoni, ma una in particolare che guarda al futuro con grande speranza e grande ottimismo, e questa cosa ha trovato l'energia giusta quando ho provato a riproporla quest'estate facendola ascoltare un mio comitato d'ascolto. Se è possibile accedere a questo comitato d'ascolto, io mi propongo, quindi avanzo la mia candidatura. Sarà mia cura metterti a corrente. Siamo stati preparati, dai. Assolutamente sì. Ti abbraccio forte. E che stai mangiando, proprio in conclusione, proprio che ti stai per mangiare? Tracetti con rucola. Mamma mia. Ottimo. Ti vogliamo bene. Ciao Franco, ciao, grazie. Franco. Ciao Franco. Ciao, ciao, ciao. La grande notte è il piacere di confrontarsi. Da Euronics Gruppo Tufano, prezzi di fabbrica fino al 30 settembre. Qualche esempio? LG Smart TV 43 pollici, tua a 326 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata a gennaio 2021. Da Euronics Gruppo Tufano, il meglio della tecnologia ai prezzi più bassi, sempre. Altrimenti ti rimborsiamo. Euronics Gruppo Tufano. Cosa aspetti? Approfitta ora per cambiare le gomme. Vieni da Tufano Gomme Arzano. Sì, nelle sedi di Tufano Gomme c'è la più grande promozione Goodyear dell'anno. Avrai fino a 100 euro di sconto subito alla cassa sui nostri prezzi già super scontati per l'acquisto di 4 pneumatici compreso di montaggio. Tufano Gomme è anche officina meccanica, carrozzeria, impianti a gas. Da oggi anche centro revisioni. Convenzionata con tutte le società di autonoleggio. Tufano Gomme, ad Arzano, Nola e Casandrino. Da oltre 50 anni al servizio dell'automobilista. Vuoi noleggiare un'auto, una barca? FD Noleggio, per un noleggio sicuro di auto, barche, furgoni e anche auto per cerimonie. FD è in grado di soddisfare anche le richieste del cliente più esigente, grazie alla sua organizzazione e all'impiego di personale qualificato. Possibilità di noleggio anche senza carta di credito. FD Noleggio, via Domiziana 831, chilometro 37600, Castel Volturno, Caserta. Telefono 081 509 41 88. Via Coroglio 136, Napoli. Telefono 081 235 60 78. furgonoleggiofd.com. Siamo presenti anche su Facebook. FD Noleggio, e sei in mani sicure. Caffè, caffè, cassì, cassì, quando si amare più dolce son chi, ma piccia la bocca mi fai consumare, ma mi metto genio e cantare. Ani, è il nome del caffè? Ah già, caffè Siag, azz, è pure saporito.
Per una serata con i tuoi amici, nulla di meglio di Poldo, Takeaway Pub. Panini di tutti i tipi e per tutti i gusti, con patate chips e stick olandesi fresche. Poldo, anche per la tua bistecca di carne chianina entrecotta italiana e contorni con verdure fresche nostrane. Poldo, panini e saltimbocca per celiaci. Prenota la tua festa privata da noi. Panino, patatine e bibita a 8 euro a persona. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430, telefono 081 766 38 46 oppure 081 060 85 32 e in via Giulio Cesare 85, telefono 081 239 13 67. Aperto tutti i giorni con consegna a domicilio. Telefona, ordina e ritira senza attesa. Poldo Pub, siamo anche su Facebook. Poldo, take away the pub! Nel pavimento del garage ho una macchia d'olio che proprio non vuole andare via. Hai provato con Tergo sgrassatore igienizzante? Pensa, è un detergente speciale ad alta concentrazione ed è super potente su ogni tipo di sporco. Sgrassa, smacchia e pulisce a fondo. Cucine, forni, cappe, grill, piani di lavoro, pavimenti particolarmente sporchi. Funziona su tantissime superfici. Prestamelo subito. Prodotti Tergo, solo il meglio per la tua casa. Una gamma completa per un pulito brillante. Esclusivista per la Campania, Simpex, telefono 081 505 68 53. E vo dico purio, una volta che è pruata, non ne cagna di più, parola e donna Teresa vostra. Siete su Radio Amore. Mentre la notte passa attenta tra due pareti di vernice fresca, mentre due cani sono in cerca solo di un fischio che li chiami, mentre qualcuno sta dormendo sopra i guanciali della sua coscienza, si accende una finestra, le ombre sembrano aeroplani, e mentre l'acqua senza fretta disseta il legno delle barche vuote, mentre la luna non si ferma nemmeno se la sto a guardare, perché la vita è una tempesta, c'è chi scappa e c'è chi resta, e mentre questo giorno non si stanca mai, e mentre il mondo respira, tu che cosa fai? Mentre non ci sei, perché respira il mondo, mentre tu lo sai che non ti cambierei per niente al mondo, non ti accorgi che il mondo cambia anche per te, e la mia porta è ancora aperta come un invito da non rifiutare. E se una festa suona musica, anche io vorrei ballare. Mentre un semaforo lampeggia e se ne frega di chi ha precedenza, mentre l'amore adesso è un rischio e non soltanto un mentre i discorsi degli amici fanno di tutto per sembrare uguali, c'è una speranza nuova ancora in libertà. Mentre il mondo respira, tu che cosa fai? E mentre non ci sei, perché respira il mondo? Mentre tu lo sai che non ti cambierei per niente al mondo, non ti accorgi, ma il mondo cambia anche per te. Io non ti cambierei per niente al mondo, tu per niente al mondo cambieresti. E la mia porta ancora aperta, come un invito da non rifiutare.
fare. E se la festa suona musica, anch'io vorrei ballare. E la mia porta è ancora aperta, come un invito da non rifiutare. E se una festa suona musica, allora voi pensate che io ho creato una chiavetta, no, una di quelle USB che si mettono in macchina con l'album di Fasano e canto a squarciagola Anche per niente al mondo, sia nella parte di Fasano sia che nella parte di Flavia Fortunato. Sì, per ovviamente bel chiuso, diciamo che nessuno mi sente. Detto questo, ben ritrovati a tutti. Allora devo salutare intanto il nostro salutatore seriale che si chiama Adolfo Colizzi, che praticamente saluta chiunque entra, diciamo, nella diretta. Ciao Ivan, ciao Alessia, ciao Rosetta, ciao Adolfo. Ciao Adolfo. Saluto anche Roberto Casizzone che ci scrive grande Luca Roberto Cirillo. Casizzone, grande. Poi telefoni, vabbè, vedete, grazie da tutti gli amici di Sarno che in questo momento ci stanno ascoltando, dallo staff di 033 da Sarno, e c'è ancora Adolfo che saluta a chiunque. Se volete essere salutati da Adolfo, cioè scrivete una roba. Non ti ha salutato. Adolfo, ma fa una brutta figura, vero? Dai. Adolfo, ho capito. Salutiamo anche Carmine Auricchio, ciao a tutti, buonasera. Marianna Venga, e ancora grande un bacione ad Antonio Romano. Un bacione a Antonio Romano. Grande Antonio Romano, al quale facciamo un grosso in bocca al lupo per fare in modo che possa tornare quanto prima possibile davanti a questi microfoni. Mamma mia, il boss bocca Antonio al lupo Romano. Al patron. Ovviamente, spero di sentire di nuovo e presto la sua storica e magnifica voce. Lo speriamo anche noi, ma succederà sicuramente prima. Ah, c'è Adolfo che non ti ha salutato, però ha scritto: visto che tu sei un tuttologo, io un nientologo, lui è un forseologo. Hai capito che funziona? Abbiamo fatto il trio. Questo non è male. Eh? Cioè, di contro, però, saluta Marianna, saluta Franco Fasano. Non mi vuole salutare, niente. Salutiamo anche Alessia Vindice, non so, poi ancora Paolo Giacomando, un abbraccio a Luca Giacomardo, Giacomardo Enrico Caruso. Scusatemi. No, figurati. Poi Grazia Del Piano, ciao Grazia, da parte di Adolfo. Ecco, ciao Adolfo, c'è qualcuno che saluta Adolfo. Yolanda, ma Adolfo sta diventando il salutatore seriale, ti chiamerò. Detto questo, caro Luigi Maria, che cosa volevi dire? Chi vogliamo introdurre in questo momento? Allora, per niente al mondo, qualunque persona che torna da una vacanza, lunga o breve che sia, deve raccontare. E ci sono tre categorie di raccontatori seriali, come il salutatore seriale Adolfo, che a settembre deve per forza di cose sfogare quello che è successo d'estate. E vi dico le tre categorie. Ci sono i novellisti, sono quelli che amo personalmente, io mi sento tra i novellisti, che riescono, come dire, a rendere magico pure un racconto banale, colorandolo e magari pure aggiungendoci qualcosa che non è accaduta, ma che potrebbe essere accaduta in un mondo ideale. Abbiamo i protagonisti. Ragazzi, quest'estate è tutta mia, ho fatto tutto io, l'estate è mia. Poi, come al solito, ci saranno poi le varie battute, no, nel gruppo. E poi ci sono i catastrofisti. Ragazzi, è stato un disastro quest'estate, assolutamente da non ripetere mai più, perché proprio lo hanno dentro il loro DNA. E a questo punto, Ivan, tu che con La Grande Notte hai inaugurato un modus di fare radio diversa, dobbiamo dirlo, soprattutto nella nostra città, diamo spazio alla società civile. Vai. Quindi rendiamo leggera la domanda racconti d'estate con una persona impegnata. Un po' di quote rosa insieme. Esatto, impegnata nella società civile, una mamma, e ti dirò di più, una persona attiva nel mondo della scuola, dove dopo l'estate qual era il terrore di Luca e mio e tuo? Quello di ritornare a scuola, o no Luca? Beh, in alcuni casi non era male rientrare a scuola, soprattutto il primo giorno. Sì, i primi due giorni non era male. Sei esatto. Innamorato della maestra o della professoressa, chissà. O della compagna. E quindi abbiamo con noi Gina. Ci sei? Ci sono. Ciao Gina, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Gina, intanto grazie per aver in qualche modo anche migliorato la qualità visiva di Radio Amore. Tu direi, ma siamo alla radio, sì, ma il fatto già che ci sia questa voce così delicata, voce così... No, avevo paura mi stessi guardando. No, non ti sto guardando, però ti ringrazio a prescindere, diciamo.
Gina, allora prego, racconti figurati. D'estate che ci vuoi raccontare, passato o anche quest'estate che è appena trascorsa con le varie limitazioni che ci sono state, dicci. No, io racconto una buona novella. Sono entrata, quindi sei il novellista. Sì, novellista assolutamente, e sapientologa, visto che tu sei un tuttologo. Io sono tornata indietro nel tempo. Scusami Gina, perdonami solo un attimo, ma secondo te, ma ci sta, cioè gliel'ho trovato giusto il soprannome a Luigi? Ah no, guarda, non, il soprannome non è più azzeccato per lui, assolutamente. Vai, vai, scusami, ti interrompo. Ivan, oggi non è giornata. Però guarda, io non mi discosto molto da lui, per cui non posso andare oltre. E ti dirò, io ho preso un camper quest'anno, perché come lui ben sa, io ci sono cresciuta in un camper, quindi ho pensato bene di approfittarne e di girarmi l'Italia. E sono partita dalla Campania e sono arrivata in Trentino e tornata indietro. Sempre molto insomma attenta a De Luca, non si sa mai se mi volesse tornare a casa, eravamo pronti per rientrare. Per cui questa è la mia novella che consiglio anche a tutti, perché quando hai una famiglia e delle bimbe piccole non c'è vacanza migliore nel passarla tutti insieme. Assolutamente. La tua prima estate, cioè l'estate proprio che ricordi con più affetto, anche il primo amore estivo, dai, nessuno si prenderà collera, diciamola tutta. No. Cioè, se dovessi proprio contestualizzare in un momento di una tua estate, nell'ambito ovviamente di quelle che hai trascorso e la tua vita, che può essere più o meno recente, a quale ricordo sei più affezionata? Sicuramente il camper, guarda, perché io l'ho fatto per 20 anni, anche fino ai 17-18 anni insieme ai miei genitori. E l'ultimo che è un ricordo piacevole, noi siamo 4 sorelle grandi, eravamo con loro in Toscana ed è stato uno dei momenti più belli, perché vederci ancora uniti insieme in vacanza a questa età, tu sai che è ben difficile, oggi neanche i ragazzini di 11 anni seguono più i genitori. Io spero di riuscire a fare lo stesso, perché non c'è momento più bello per godersi i genitori in età anche adolescenziale e matura. Quindi se uno vuole farti una cattiveria ti deve sottrarre il camper, diciamo. No. Lo scherzo è prendiamoci il camper. No, guarda, ma io non ce l'ho, io l'ho fittato quest'anno. Allora non ce lo possiamo prendere. Niente, è andata male. Gina, e proprio siccome ti raccontavo, mamma esemplare, soprattutto attiva a livello sociale nel tuo comune, che è Frattamaggiore e quindi vicino a noi, dicevamo, no? Abbiamo fatto la battuta, l'estate parte il primo giorno di scuola. Tu che sei impegnata, quali sono, diciamo, i consigli che puoi dare a Ivan, che è papà in particolare, sì, sul primo giorno di scuola che fra poco, settimana prossima, quindi il 24, inizieranno quindi, come dire, gli studenti, gli alunni, i ragazzi, i bambini ad entrare di nuovo in aule che io a mio avviso sono fondamentali per la crescita della società. La scuola è stata secondo me quella che più è mancata in generale. E dici un po' il tuo punto di vista e se c'è qualcosa a cui dobbiamo stare attenti. Beh, guardi, io quest'anno la prenderei così, veramente con filosofia. Chiunque mi conosce in questo momento, in cui, come dicevi bene, sono iperattiva per la scuola, di non farci troppa illusione, né per la partenza, perché già tu hai dato una data nella quale io credo poco, soprattutto nei comuni dove le scuole sono sedi elettorali. Voi anche, purtroppo, l'incidenza del Covid, sarà difficile riaprire queste scuole in sicurezza e pulite e sanificate, quindi già il 24 è una data ottimistica. Se anche dovessimo riaprire, potrebbe accadere di tutto. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe finire una classe, una scuola o un comune in quarantena, per cui quest'anno va così, insomma, l'importante è seguire i ragazzi, seguirli da casa. Qualora dovessimo affrontare una data saremo sicuramente più pronti, qualora andassero a scuola e essere sereni, perché in questo momento io, guarda Luigi, lo dico sempre, se noi genitori siamo preoccupati delle nostre ansie, le trasmettiamo ai nostri figli. Per cui se noi siamo sereni, loro andranno a scuola sereni e poi siamo tutti in questo momento nella stessa barca. È corretto soprattutto dare il senso di serenità, hai ragione, sono d'accordo con te. Avrei una domanda, vai Lucarino. Visto che lei ha girato in tutta l'Italia in camper, in relazione all'estate, quali sono i 3 odori
che dell'estate che non andranno mai via girando in camper? Ma i odori nel senso olfattivi? Sì, sensazioni, odori, proprio quel sentire, no, che poi ti riporta indietro a dei ricordi meravigliosi. Poi dopo ti faccio una domanda che però è un pochino più leggera. No, che c'è? Okay. Mica ho detto odori, ma non ho detto odori pesanti, ho detto odori leggeri. Allora, ti dirò, una mattina noi dormivamo sulle tre cime di Lavaredo, un posto bellissimo, non vi chiedo dove sono perché non vi voglio far fare brutte figure. Però parliamo Lavaredo, io so che sono a Lavaredo, quindi. Vabbè, ma è il tutt'ogolo, è stato Lavaredo. Il tutt'ogolo doveva per forza saperlo, bravo. Certo, e quindi figurati. Una mattina faceva talmente freddo che io ho dovuto accendere i fornelli per riscaldarci nel camper. Per cui sicuramente l'odore di questo del monossido che ci stava anche per uscire. Però almeno hai visto che qualcosa c'era, eh? Vedi? Quindi voglio dire, se oggi vedo un fornello me lo ricordo. Poi c'è l'odore del caffè, adesso se mia mamma in ascolto lei sicuramente mi capirà. Io ricordo che la mattina aprivo gli occhi, ma prima degli occhi sentivo l'odore del caffè che lei preparava, perché chiaramente mentre tu dormivi e magari tua sorella era in bagno, tuo padre e tua mamma stava facendo il caffè, cadeva tutto nello stesso ambiente. E quindi quando adesso l'ho preparato io, insomma, mi sono tornata indietro nel tempo, ho immaginato di regalare questo bellissimo ricordo alle mie figlie. Quindi lo tramando le prossime generazioni. Il terzo odore ce l'hai, o vado io? Il terzo odore no, l'ho perso. Non ce l'hai, allora ce l'ho io. No, io ce n'avevo uno, ah, però vai, perché, no, ragazzi, buoni sull'odore. Per chi gira in camper, di solito l'odore, soprattutto di questi periodi della pineta, quando piove sul finire dell'estate, è un odore che rimane impresso nella mente, o no? No, ho beccato la pioggia. Su questo non ti posso aiutare, che fortunatamente l'estate almeno ci ha aiutato. Allora, visto che avete parlato di odori, io parlo invece di puzze. Ma quando si fa l'atto grande sul camper, no? Sono le acque nere, Ivan. Come funziona? C'è un serbatoio, acque nere con dentro una sostanza chimica. Ah, okay. L'odore, bravo, che sospende, esatto, tutto. E lo svuoti. L'altra domanda è: vedi, ma è sul camper c'è il bidet oppure no? Come i francesi, allora, no, quelli meridionali, sì, i camper meridionali. No, io sono ignorante totalmente in materia, quindi non, cioè, sono cose dette senza malizia, nel senso proprio per ignoranza. Allora, prima di tutto io suggerisco la sostanza chimica che diceva Luigi a tutti, perché è vero, sì, con quella sostanza chimica non si sente niente. Per quanto riguarda il bidet, io insomma, ho vissuto a Bruxelles, non lo usavo, quindi ci sono abituata. In realtà dovresti prendere la doccetta, portatela sul water, più poi o meno. Ok, ho capito bene. In conclusione, visto che sappiamo che tu sei impegnata nel sociale, facciamola, va, sta marchettella. Che cosa vogliamo dire per le prossime elezioni? Chi devono votare a Fratta Maggiore? Vai, veloce, vai. No, lo dice Luigi, guarda. Vai Luigi, allora, velocissimo, no, velocissimo. Innanzitutto Gina, sennò, in bocca al lupo. Bocca davvero per domenica e lunedì, so che sei impegnata lì e sei in prima linea al consiglio comunale. Io non so manco se destra, sinistra, eccetera, però sta simpatica, Gina Losco. È la persona che noi riteniamo valida e che crediamo in te e ci crediamo, quindi in bocca al lupo da parte nostra, faccio anche da eco a Ivan e Luca, mi raccomando, abbiamo bisogno di persone in gamba come te, soprattutto che ci possano dare quella ripartenza post-Covid, quindi Gina Losco, un abbraccio a Gina Losco. Poi ripeto, vi dico che veramente non lo so, lei che è partito, però ma sta simpatica Gina. Grazie Gina, un abbraccio. Ciao Gina. Ciao. Grazie. Salutiamo anche Peppe Daddio che ci ricorda che quella località là che diceva Gina, mi ricordo manco come si chiama, è sulle Dolomiti. Ci salutiamo tra pochissimo. Vai. La grande notte è il piacere di confrontarsi. Da Euronics Gruppo Tufano, prezzi di fabbrica fino al 30 settembre. Qualche esempio? Samsung Galaxy S10 Lite 128 giga, tuo a 468 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata a gennaio 2021. Da Euronics Gruppo Tufano, il meglio della tecnologia ai prezzi più bassi, sempre. Altrimenti ti rimborsiamo. Euronics Gruppo Tufano.
cosa aspetti? Approfitta ora per cambiare le gomme. Vieni da Tufano Gomme Arzano. Sì, nelle sedi di Tufano Gomme c'è la più grande promozione Goodyear dell'anno. Avrai fino a 100 euro di sconto subito alla cassa sui nostri prezzi già super scontati per l'acquisto di 4 pneumatici compreso di montaggio. Tufano Gomme è anche officina meccanica, carrozzeria, impianti a gas. Da oggi anche centro revisioni. Convenzionata con tutte le società di autonoleggio. Tufano Gomme, ad Arzano, Nola e Casandrino. Da oltre 50 anni al servizio dell'automobilista. Vuoi noleggiare un'auto, una barca? FD Noleggio, per un noleggio sicuro di auto, barche, furgoni e anche auto per cerimonie. FD è in grado di soddisfare anche le richieste del cliente più esigente, grazie alla sua organizzazione e all'impiego di personale qualificato. Possibilità di noleggio anche senza carta di credito. FD Noleggio, via Domiziana 831, chilometro 37600, Castel Volturno, Caserta. Telefono 081 509 4188. Via Coroglio 136, Napoli. Telefono 081 235 6078. Furgonoleggiofd.com. Siamo presenti anche su Facebook. FD Noleggio, e sei in mani sicure. Caffè, caffè, cassì, cassì, quando si amare, più dolce sono chi. Ma piccia la bocca, ma fai consumà, ma mi è tu geni e cantà. Ani, è il nome del caffè? Ah già, caffè Siag. Azz, è pure saporito. Per una serata con i tuoi amici, nulla di meglio di Poldo, Takeaway Pub. Panini di tutti i tipi e per tutti i gusti, con patate chips e stick olandesi fresche. Poldo, anche per la tua bistecca di carne chianina antrecotta italiana e contorni con verdure fresche nostrane. Poldo, panini e saltimbocca per celiaci. Prenota la tua festa privata da noi. Panino, patatine e bibita a 8 euro a persona. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430, telefono 081 766 38 46 oppure 081 060 85 32 e in via Giulio Cesare 85, telefono 081 239 13 67. Aperto tutti i giorni con consegna a domicilio. Telefona, ordina e ritira senza attesa. Poldo Pub, siamo anche su Facebook. Poldo, take away your pub! La magia di Halloween è a Zoomarine, il parco divertimenti di Roma. Tutti i weekend di ottobre ti aspettano antiche leggende, sfide del coraggio e sorprese da urlo. I bambini mascherati entrano a un euro. Zoomarine.it, emozioni per tutte le stagioni. Evviva Zoomarine! Radio Amore, per un pubblico adulto che ama la vera musica. Nuvole in viaggio che hanno la forma delle cose che cambiano. Mi viene un po' di coraggio se penso che le cose poi non rimangono mai come sono all'inizio. 2013, un nuovo solstizio. Se non avessi voluto cambiare, oggi sarei allo stato minerale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Con le mani ci faccio una vela e tutti i sensi li sento più accesi, più vivi, come se fossi un'antenna sul tetto che riceve segnali da un mondo perfetto. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Faccio file di files e poi li archivio nel disco per ripartire. Non li riaprirò mai, il passato è passato nel bene e nel male. Come un castello di sale costruito sulla riva del mare, niente resta per sempre nel tempo uguale. Mi butto, mi getto tra le braccia del vento. Con le mani ci faccio una vela, aeroplani coi libri di scuola. Finita per ora, inclinato come l'asse terrestre. Voglio prendere il sole, è il programma del prossimo trimestre. Sento il mare dentro una conchiglia,
l'estate. L'eternità è un battito di ciglia, sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia, come un'orbita la vita mia. Gira intorno a un centro d'energia, sento il tuo respiro che mi solleva. È una vita nuova, sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità è un battito di ciglia, tutto il mare dentro una conchiglia. L'eternità è un battito di ciglia. E tutto il mondo è la mia famiglia, oh, famiglia, estate, estate, ma che caldo, ma che caldo, ma che caldo fa, ma che caldo in questa città, ma che caldo, ma che caldo, ma che caldo fa. Ma che caldo, ma che caldo che fa, anche perché qua diciamo il climatizzatore Radio Amore è andato in ferie ufficialmente. Ha sbagliato periodo. L'estate non è finita. No, non amore. È finita. Vai, 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 vai. Un messaggio d'amore. Adesso è tutto chiaro, dai. Messaggio d'amore perché abbiamo una persona che... diciamo sicuramente ha manifestato grande amore per questa città, ha manifestato grande amore per l'arte, è una delle nostre eccellenze italiane. La lascio presentare al nostro Luca Cirillo. Beh, Anna Pavignano credo sia ad oggi una delle sceneggiatrici che noi soprattutto di Napoli amiamo in particolare, perché ha scritto la sua storia professionale in combinato disposto con il grande Massimo Troisi, di cui è stata compagna, e tra l'altro è anche una scrittrice molto molto apprezzata dal pubblico. Di recente ha scritto, di recente insomma qualche anno fa, ha scritto il libro Da domani mi alzo tardi, che è un volume che tra l'altro ha ispirato un bellissimo film che uscirà tra qualche mese, realizzato dal nipote di Massimo Troisi, Stefano Veneruso, che saluto e che forse chissà dopo potremo avere anche in diretta, se vi fa piacere. Sì. Proviamo a contattarlo. Oggi l'ho contattato, insomma era in ritorno dalla Sicilia, era un po' stanco, però vediamo se riusciamo a fare questo altro colpaccio. Tornando ad Anna, ha scritto questo libro che è andato in ristampa credo per la terza quarta volta, e ha immaginato il ritorno di Massimo Troisi come se non fosse mai morto, quindi un'idea direi sublime per tutti coloro che amano il grande filosofo, perché per me, non so per voi, Massimo Troisi è più di un attore, più di un regista, è colui che ci ha infuso una mentalità diversa, cioè quella di parlare Napoli senza dire Napoli, ed è qualcosa che secondo me oggi manca tantissimo, soprattutto in quest'epoca in cui Napoli viene spesso danneggiata dal punto di vista dell'immagine, viene oscurata per quanto riguarda le sue bellezze, e credo che una figura come Massimo Troisi, ma anche lo stesso Pino Daniele, perché ricordiamo questo brano che stiamo ascoltando in sottofondo, se non vado errato è tratto da un film straordinario, qualcosa arriverà, che se Le vie del Signore sono finite, scritto tra l'altro da Massimo e proprio da Anna Pavignano, un film sublime che ha tanti aneddoti e che tra le altre cose ha in Enzo Cannavale un altro grande protagonista, perché spesso anche Enzo Cannavale viene dimenticato oggi dai nostri cari amici giornalisti, non per criticare la mia categoria, ma spesso si dimenticano i più grandi che hanno scritto la storia del cinema e del nostro teatro. Quindi credo che parlare di Anna Pavignano, che tra l'altro ha scritto anche un libro che si chiama La Svedese, che è un lavoro, l'ha detto lei di recente in una conferenza stampa, che è un soggetto che stava sviluppando insieme a Massimo Troisi, quindi sarebbe stato sicuramente il film oltre il postino. È chiaro che, come diceva prima Luigi Maria, con una memoria storica devo dire davvero, davvero notevole, anche il postino ha un profumo estivo, no? Perché poi si è girato a Procida, ci sono degli scenari davvero fantastici, si sente il profumo del mare.
C'è la scena in cui Massimo Troisi va con Filippo Noiré, con Pablo Neruda in Riva al Mare, e lì partoriscono delle belle idee, delle belle sensazioni. Lì è dove Massimo Troisi si innamora di Maria Grazia, del personaggio interpretato da Maria Grazia Cucinotta, cioè Beatrice. Quindi Anna Pavignano, come fai a non voler bene ad Anna Pavignano? È una sceneggiatrice, una scrittrice che ha scritto dei pezzi straordinari della nostra storia cinematografica e letteraria, e poi per aver amato Massimo Troisi credo che sia per simbiosi un discorso che riguardi tutti noi. Se Massimo Troisi viene considerato da tutti i napoletani un parente acquisito, credo che meriti anche Anna Pavignano di essere considerata tale. E parliamo anche naturalmente di... Ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo da un quarto d'ora, veramente. Ma non credo. No, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. No, pensavo, no. Ho visto il ditino su. No. Mi ha fatto venire un colpo. No, perché ho utilizzato le parole più belle che avevo. Un intro. Ah, ecco. Ho utilizzato le parole più belle che avevo. Hai rovinato la sorpresa, vedi? Facciamo dopo, allora pubblicità, se no Mojito in terapia intensiva. Spero di essere stato bravo. Ci ritroviamo tra un attimo e chiamiamo Anna Pavia. Vai. La grande notte è il piacere di confrontarsi. Catano! Catano! Si guarda nudo dai giornali. A un certo punto pure lo presentatore là, se l'igiene si è fermata. Ai, no, scusate, andate a vedere chi è sto cornuto che ci ha messo questa manè. Sono le ore 23 in punto. L'ora esatta è offerta da Tufano Gomme, sede storica di Arzano dal 1961. Euronics Gruppo Tufano, prezzi di fabbrica fino al 30 settembre. Qualche esempio? LG Smart TV 43 pollici, tua a 326 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata a gennaio 2021. Da Euronics Gruppo Tufano, il meglio della tecnologia ai prezzi più bassi, sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Euronics Gruppo Tufano. Cosa aspetti? Approfitta ora per cambiare le gomme. Vieni da Tufano Gomme Arzano. Sì, nelle sedi di Tufano Gomme c'è la più grande promozione Goodyear dell'anno. Avrai fino a 100 euro di sconto subito alla cassa sui nostri prezzi già super scontati per l'acquisto di 4 pneumatici compreso di montaggio. Tufano Gomme è anche officina meccanica, carrozzeria, impianti a gas. Da oggi anche centro revisioni. Convenzionata con tutte le società di autonoleggio. Tufano Gomme, ad Arzano, Nola e Casandrino. Da oltre 50 anni al servizio dell'automobilista. Vuoi noleggiare un'auto, una barca? FD Noleggio, per un noleggio sicuro di auto, barche, furgoni e anche auto per cerimonie. FD è in grado di soddisfare anche le richieste del cliente più esigente, grazie alla sua organizzazione e all'impiego di personale qualificato. Possibilità di noleggio anche senza carta di credito. FD Noleggio, via Domiziana 831, chilometro 37600, Castel Volturno, Caserta. Telefono 081 509 41 88. Via Coroglio 136, Napoli. Telefono 081 235 60 78. furgonoleggiofd.com. Siamo presenti anche su Facebook. FD Noleggio, e sei in mani sicure. Caffè, caffè, cassì, cassì, quando si amare, più dolce son chi, ma piccia la bocca mi fai consumà, ma mi metto geni e cantà. Ani, è il nome del caffè? Ah già, caffè Siag. Azz, è pure saporito. Per una serata con i tuoi amici, nulla di meglio di Poldo, Takeaway Pub. Panini di tutti i tipi e per tutti i gusti, con patate chips e stick olandesi fresche. Poldo, anche per la tua bistecca di carne chianina entrecotta italiana e contorni con verdure fresche nostrane. Poldo, panini e saltimbocca per celiaci. Prenota la tua festa privata da noi. Panino, patatine e bibita a 8 euro a persona. Poldo, Takeaway Pub, via delle Pomeo 430, telefono 081 766 38 46 oppure 081 060 85 32 e in via Giulio Cesare 85, telefono 081 239 13 67, aperto tutti i giorni con consegna a domicilio. Telefona, ordina e ritira senza attesa. Poldo Pub, siamo anche su Facebook. Poldo, take away your pub.
La magia di Halloween è a Zoomarin, il parco divertimenti di Roma. Tutti i weekend di ottobre ti aspettano antiche leggende, sfide del coraggio e sorprese da urlo. I bambini mascherati entrano a un euro. Zoomarin.it, emozioni per tutte le stagioni. Evviva Zoomarin! Ci sono tante radio. Poi c'è Radio Amore. La grande notte con Ivan Scudieri. Voglio ma e quanta notte mi soffa le sigarette sono un sal e non mi sposta e resta solta a guardare. Voglio ma che mura antica è più canna la vita sai ci può fa male e per sognare poi qualcosa arriverà. Tanto non passa nessuno e nessuno ci può guardare. Te voglio bene, ah, e che stasera lo sai non tengo c'è pazzia. Io sono nessuno va. I did it all. It is all on my mind. It's been beyond me. Voglio ma. Ma chi va bene, chi va male. Ma chi si cerca e va lontano. E per sognare poi qualcosa arriverà. Tanto non passa nessuno e nessuno ci può guardare. Te voglio bene, ah, e che a stasera lo sai non tengo c'è di me pazzia. Io sono nessuno va. Questa non è una canzone, è una carezza. Vero, una carezza per l'anima. Una carezza per l'anima. E intanto buonanotte a tutti, ben ritrovati in questo giovedì 17 settembre 2020. Io sono Ivan Scudieri, questa è La Grande Notte. Il nostro Peppe Mojito in console e i miei angeli alla destra, Luigi Maria Losco, detto buonanotte. Il tuttologo. Alla sinistra invece un grande giornalista, un'eccellenza campana, Luca Cirillo. Il nientologo. Il nientologo. Nientologo. Sì, Adolfo, io ti sto per bannare, te lo dico. Il salutatologo. Insomma, vabbè, allora diamo il benvenuto alla nostra cara Anna Pavignano. Buonanotte, Anna. Buonanotte. Grazie, Anna, per essere con noi. Grazie. Grazie a voi. Anna, sono Luca. Il tema della serata è racconti d'estate. Quando diciamo estate, cosa vuol dire per Anna Pavignano? Oh, quando vuol dire estate, vuol dire quando arriva l'estate, arriva la luce, arriva la vacanza. Arriva che io sono una che è venuta da Torino ed è venuta ad abitare, a frequentare il sud, e quindi un po' è come se fosse sempre estate qua. Bello rispetto questo. Al tema di insomma, Torino è un posto che io amo moltissimo, però insomma il grigiore che c'è su e la luce che c'è qua è una cosa, diciamo, impagabile. E quindi diciamo che per me arrivare al sud è stato incontrare un'estate continua. Anna, Luigi Maria, volevo chiedere invece. Siamo in tre, quindi sarai bombardata, diciamo. Data la tua straordinaria capacità di raccontare, ti volevo proprio chiedere invece un racconto di una delle tue estati che ricordi con affetto. Ci sono tante estati che io ricordo con affetto. Intanto adesso, in questo momento, io mi trovo in Puglia e per motivi di lavoro, perché sto presentando il mio libro. Dai. Da domani mi alzo tardi
Però mi ricordo l'estate scorsa che l'ho passata qua in vacanza e c'ho questa visione, qua vicino ci sono, sono vicino ad Alberobello, Loco Rotondo, dove ci sono questi trulli che sono uno spettacolo veramente emozionante, ti fa venire davvero voglia di venire qua. Poi io sono una che ovunque vada mi innamoro del posto e immagino subito come potrebbe essere la mia vita in questo posto, e quindi qui in Puglia ogni volta che vengo dico vorrei stare qua, e quindi questa, insomma, l'estate scorsa è stata molto emozionante per questo. Poi c'è stata un'estate, voglio dire, storica probabilmente della mia vita, che è stata quella che ho, è stata la prima vacanza che ho passato con Massimo Troisi, che è questo, vabbè, Massimo Troisi non dobbiamo raccontare chi è, penso, ai napoletani. Assolutamente però, no. No, e allora avendo io scritto un libro su di lui, sulla copertina ho messo una fotografia dove ci siamo io e lui in una vacanza a Praiano, che essendo la prima vacanza di due ragazzi che si incontrano e si innamorano, è chiaramente una di quelle cose, diciamo, poi memorabili nella vita. Anna, facciamo a te una domanda, sì, come se fossi tu Massimo Troisi, perché l'hai conosciuto e l'hai vissuto come pochissimi. Se noi diciamo estate, cos'è l'estate per Massimo Troisi invece? Cos'era l'estate per Massimo Troisi? Noi lo diciamo al presente e al futuro, perché Massimo, al di là di ogni retorica possibile, è sempre con noi. Ma che cos'è l'estate per Massimo Troisi? Quando arrivava l'estate, cosa pensava? Fremeva? Ma no, io devo dire che lui spesso lavorava d'estate, perché i suoi film sono stati girati quasi sempre d'estate. Non so se non era una scelta artistica, era perché alla fine si arrivava che si scriveva la sceneggiatura, si organizzava il film, eccetera, e si arrivava all'estate, che era il momento per girare. E quindi spesso lui ha girato d'estate, probabilmente anche perché, appunto, tornando al discorso della luce, gli piaceva la luce, gli piaceva anche stare al caldo, così, per cui per lui era un momento forse di minor relax. Io poi ricordo ancora le prime estati che io ho condiviso con lui, che erano quelle in cui lui faceva gli spettacoli insieme alla Smorfia. E ancora una volta, chiaramente, gli spettacoli di cabaret funzionavano, si facevano di più d'estate. Certo. E quindi c'erano tournée, io stavo con la Smorfia, li seguivo, e quindi d'estate viaggiavamo molto e faceva spettacoli. Per cui credo che non fossero momenti di riposo, però se ne prendeva altri nel corso dell'anno. Andava a cercare l'estate nelle altre fasi dell'anno, in altri luoghi del mondo. Certo, in altri luoghi del mondo o in altre situazioni che magari non erano necessariamente diciamo, situazioni vacanziere, però lui poi riusciva ad inventarsi una vacanza anche durante l'anno, ma proprio una vacanza nel senso che anche poi stando a casa riusciva ad inventare per sé e per gli altri dei momenti di divertimento e di piacere, che insomma era poi un po' una vacanza continua quando non si lavorava, stare con lui indipendentemente dalla stagione, ecco. Anna, volevo farti una domanda. Tu sei nata a Borgomanero, sì. Massimo è nato a San Giorgio a Cremano, come sappiamo tutti quanti noi. Volevo sapere qual è stata, se ti ricordi ovviamente, la prima pietanza napoletana che Massimo ti ha fatto assaggiare per raccontarti, diciamo, di Napoli. E di contro, qual è stato eventualmente il cibo locale del tuo circondario, della tua zona, che gli hai fatto provare e che magari gli è pure piaciuto? Allora, rispetto alla cucina napoletana... vabbè, per me è stata una festa incontrare alcuni cibi particolari, tipo la genovese, che era una cosa che io non avevo mai mangiato e che invece mi è piaciuta molto e che ho imparato anche
a cucinare molto bene da sua sorella, che era la mia Anna Maria di cucina, Anna Maria, sì. Non lo so, io se penso a un cibo napoletano penso alla genovese. E poi vabbè, anche i crocchet, queste, sì, insomma, che in Piemonte ci sono, ma sono un po' diversi. E quindi ecco. E tu cosa gli hai fatto assaggiare invece? Gli hai fatto assaggiare qualcosa? Sì, no, c'è stata una volta in cui è venuto a Torino, a casa mia, e ha mangiato la bagna cauda. Non avevo dubbi. Non avevo dubbi, la bagna cauda. Non ha fatto una festa, perché stava questo fatto della verdura cruda, non lo convinceva. Senza volerlo imitare, io credo che abbia detto una cosa del tipo, cioè come si mangia sta bagna calda? Immagino una cosa simile. Invece... Sì, no, sicuramente non è riuscito a capirne il senso profondo, probabilmente per capire il senso profondo della bagna calda bisogna esserci nati nella bagna calda, ecco. E quindi, no... E poi ci fu un'altra cena invece che venne sempre a casa mia, che venne una signora pugliese a cucinare. Allora fece la parmigiana di melanzane, di zucchine, e funzionò meglio quella cena lì. Ottimo, ottimo direi. Per concludere, invece voglio sapere di te, cioè cosa stai facendo di bello, raccontaci invece di Anna, proprio di Anna artista, Anna Pavignano, oggi 2020, due punti, raccontaci cosa stai combinando. Allora, io principalmente in questo momento sto presentando e seguendo il libro Da domani mi alzo tardi, che parla appunto di Massimo e che è stato rieditato dalla casa editrice O a luglio, e che in questo momento mi sta dando grande soddisfazione, perché è un libro uscito nel 2007, è stato letto, ha avuto diciamo un certo seguito, però in questo momento è come se stesse entrando di più nella mente, nei gusti, nei sentimenti delle persone, per cui ho veramente un riconoscimento affettivo da parte della gente che legge questo libro, che veramente forte, e mi spinge anche a viaggiare tantissimo per l'Italia, nonostante insomma sia anche un po' faticoso, però mi piace tantissimo incontrare i lettori. Poi io faccio anche un monologo da questo libro, con immagini anche di Massimo, con le musiche. Possiamo dire, Anna, che sta per diventare anche un film? Sì, sta per diventare anche un film che è già stato girato, che adesso sta in post produzione, e che appena diciamo ripartirà la possibilità di fare uscire film al cinema con una distribuzione, una possibilità di farli uscire e quindi di richiamare pubblico, ne sapremo di più. In questo momento ci stanno lavorando ancora. Per la regia di Stefano Veneruso, lo ricordiamo, nipote di Massimo. Stefano Veneruso, che è il nipote di Massimo e che ha creduto tantissimo in questa storia, ci ha dedicato veramente anni della sua vita professionale, e quindi speriamo che presto riesca a uscire e ad avere, insomma, ad arrivare al pubblico. Sarà anche sicuramente così, cara Anna. E poi dobbiamo dire una cosa: tu sei stata l'unica donna, credo, al mondo ad essere fidanzata con Massimo Troisi e con Lello Arena, perché tu nel film Scusate il ritardo hai interpretato il ruolo di Rita, che era proprio la fidanzata di Lello Arena, quindi deve essere stata un'esperienza un pochino diversa, però va bene uguale. Sì. È stata una, insomma, un po' la smorfia, diciamo. Hai fatto un po' la smorfia quando l'hai non baciato, te l'aspettavi. Sono anche molto amica di Enzo De Caro, devo dire, quindi insomma ho fatto proprio il pieno di conoscenze. Ottimo, ottimo. Insomma, Anna, grazie. Anna, grazie. Ti lasciamo anche i saluti di Antonella Esposito, la ringraziamo per aver intercesso per noi. Io un in bocca al lupo voglio farti per il film e il libro, e però, ti dico che io da domani mi sveglierò tardi proprio per rispettare. È bene, te lo quindi vedi, domani te lo io meriti. Mi sveglio tardi. Sì.
Certo, poi saremo tre disoccupati se tutti i giorni ci svegliamo tardi. Almeno domani tutti e tre almeno domani. L'abbraccio Anna, grazie. Grazie Anna. Sono anche più riposati, insomma. Eh sì, assolutamente. Va bene. Buonanotte. Va bene, grazie, buonanotte. Ciao Anna. Grazie ad Anna, salutiamo anche Donna Teresa Nostra che ci dice: siete tre assi, mazza, tu che asso sei? Ma bastoni, ma. Tu che asso sei? Spade. Io asso di... Denari. Asso mazza. La grande notte è il piacere di confrontarsi. Da Euronics Gruppo Tufano, prezzi di fabbrica fino al 30 settembre. Qualche esempio? Samsung Galaxy S10 Lite 128 giga, tuo a 468 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata a gennaio 2021. Da Euronics Gruppo Tufano, il meglio della tecnologia ai prezzi più bassi, sempre. Altrimenti ti rimborsiamo. Euronics Gruppo Tufano. Caffè, caffè, cassì, cassì, quando si amare, più dolce sono chi, ma piccia la bocca mi fai consumare, ma mi metto geni e cantare. Ani, è il nome del caffè? Ah già, Caffè Siag, azz, è pure saporito. La grande notte. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. È il solito rituale, ma ora manchi tu. Languidi brividi come il ghiaccio, bruciano quando sto con te. Baciami, siamo due satelliti in orbita sul mare. Che i gabbiani arrivino in città. L'estate sta finendo, lo sai che non mi va. Io sono ancora solo, non è una novità. Vuoi già chi ti consola, a me chi penserà. Bruciano quando sto con te. Baciami, siamo due satelliti in orbita sul mare. E un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia è tutto quel che ho, ma stando pur sicura io non ti scorderò. Se ne va, sto
diventando grande. Anche se non ecco, per esempio, se vi dico Stefano Righi e Stefano Rota, in realtà non vi dice niente, ma se vi dico i Righeira, che nel 1985 cantarono questa canzone che fu una grande innovazione per la musica italiana, Luigi e Luca, che cos'è per voi l'estate sta finendo? L'estate sta finendo, è il momento dove si tirano le somme, perché l'estate, come abbiamo detto all'inizio, è un momento, è il momento della sospensione del normale senso etico, quindi dove tutto è concesso, dove ti lasci andare a sorrisi, anche a quello che è il tuo ritmo biologico non usuale, lo stravolgi completamente. Ma quando finisce l'estate, poi che ti trovi? Ti trovi sicuramente una storia da raccontare, che è importante, un arricchimento personale per quanto riguarda le conoscenze. Non dimentichiamoci mai quelle promesse che abbiamo fatto a noi stessi e agli amici che abbiamo conosciuto durante l'estate. Oh, guarda che sempre, sempre non mantenute, No, appunto era oh, mi raccomando, ci sentiamo almeno una volta a settimana, non perdiamoci di vista, se ci dobbiamo vedere almeno una volta al mese, non esiste proprio, ma che ci quando perdiamo, non sa, e poi in cuor tuo lo sai che non li vedrai più, ma non hai un senso di nostalgia, hai un senso perché hai una storia da raccontare, quindi estate e racconto. Che poi, scusate, prima di lasciare ovviamente la parola a Luca, che poi anche le distanze sembravano essere sicuramente più ampie. Per esempio, io mi ricordo che i miei amici d'infanzia erano tipo di fuorigrotta, io abitavo a Piazza Nazionale, gli amici erano di fuorigrotta, che tutto sommato sono 4 fermate di metropolitana. Però per me il momento per rincontrarli era l'estate successiva. L'autostrada segnerala, come diceva Franco Califano, no? L'autostrada è un po' la distanza che separa due persone che hanno un'estate fa. Un'estate magica. Sono d'accordo con Luigi Maria. Io ti dico una cosa, per me l'estate sta finendo dei Righeira è un rewind, un po', non so se ricordate le vecchie VHS, c'era quel tasto che riavvolgeva il nastro, che adesso non si utilizza più, tutto digitale ormai, e si rivivevano un po' tutte quelle che erano state le storie estive sotto ogni punto di vista, sportivo, affettivo, emozionale, eccetera, e poi si iniziava un nuovo anno, quindi l'estate sta finendo, era un po' lo sguardo di Jerry Calà, lo dicevamo anche in diretta con lo stesso Jerry Calà durante Tirapietre, saluto Donato Martucci, altrimenti mi si immalinconisce. No, assolutamente, lo salutiamo. Lo salutiamo, scherzi a parte, ed è quello sguardo di Jerry Calà a Marina Suma quando ricorda un po' l'estate, il momento bellissimo in cui hanno vissuto una storia d'amore bellissima che poi non è andata avanti, come dicevate entrambi. Quindi io credo che sia una canzone malinconica, ma una canzone anche propositiva, perché si chiude una parentesi e se ne apre un'altra. Allora, intanto grazie Luca per il tuo intervento. Devo salutare Adolfo, di cui non ripeterò più i saluti seriali, diciamo, a tutti gli altri, però con grande piacere invece leggo questo messaggio che per me, che conosco Adolfo da diverse radio, ha un valore sicuramente importante e molto serio. Ivan, se posso approfittare della trasmissione per ricordare che ho realizzato una pagina ed un gruppo Facebook. Tu non hai vinto. È dedicato a mia moglie, perché nonostante Simona non ci sia più, il cancro non ha vinto, non ha ucciso il suo ricordo ed il suo esempio. Spero un giorno possa diventare anche un libro. Ed è una cosa sicuramente molto bella. Saluto anche Donna Teresa che dice: Adolfo Colizzi, mi permetto di salutarti con un abbraccio, sei un uomo meraviglioso. Io conosco Adolfo, è sicuramente un uomo meraviglioso, cara Teresa, come un altro uomo meraviglioso è il nostro patron Antonio Romano, a cui dedicheremo, e lo dico pubblicamente, adesso finalmente posso dirlo, a cui dedicheremo l'intera puntata di giovedì prossimo, perché giovedì prossimo sarà la grande notte di Antonio Romano, dove interverranno tutti gli amici di Antonio, tutte le persone che vogliono bene a questo grande uomo, a questo pozzo di cultura, a questo pozzo d'amore. Sono convinto che anche Luca già sono prenotato. È assolutamente d'accordo con me. Ho organizzato questa puntata proprio perché so che Antonio, che oggi è in ospedale perché ha subito un intervento che fortunatamente è andato alla grande, può ascoltarci e potrà ascoltarci giovedì prossimo, perché starà ancora meglio sicuramente, e quindi lui ci ascolterà e secondo me sarà molto felice di ascoltare tutte le parole d'amore che vorranno dedicargli tutte le persone che gli vogliono bene.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Antonio Romano è il cuore pulsante e la mente. È uno strano caso, forse unico al mondo, in cui si fondono due vettori totalmente diversi, no? Si dice che il cuore va ad una velocità e la mente ad un'altra velocità. Quella di Antonio Romano invece è una sola cosa, perché è l'anima che lui mette in tutte le cose che fa, con questo progetto di conservazione della musica napoletana. Chiaramente non tutta la musica napoletana, facciamo un distinguo perché Antonio ci tiene tantissimo a questo, la canzone classica napoletana, anche quella più recente, più contemporanea, moderna, che però incarna quei valori. Assolutamente sì, quindi Antonio Romano è espressione di grandissima cultura, grandissima sensibilità, un uomo di grande competenze calcistiche, questo è il mio settore e lo posso confermare con grande convinzione, e ti dico di più, sono affezionato tantissimo a lui perché è la persona che mi ha fatto il complimento più bello. Dice che io sono il nuovo Pacileo, ovviamente lui scherza, è molto generoso perché non sono nemmeno un'unghia del grande Pacileo, però questo è forse il commento più bello da quando faccio il giornalista. Ed un commento calcistico a questo punto da parte Luca Cirillo ci sta proprio a pennello. Conoscendo... Faccio la domanda. Vai, ce l'hai. Luca, lo so. Eccolo. Mancano, hai detto prima, mi hai detto offline che mancano solo i tweet. Allora, notizia... Ci siamo? Beh, c'è Milik che ormai ufficiosamente un calciatore della Roma. Lo dico, quanto sei dispiaciuto? Sono molto dispiaciuto. quello volevo. A dirvi la verità, lo accompagno volentieri domattina nella capitale. Al Napoli vanno complessivamente circa 26 milioni, compresi 7 di bonus. Il Napoli purtroppo ha dovuto rinnovare anche il contratto di un anno al polacco per ovvie ragioni tecniche e formali, perché il calciatore passa alla Roma per quest'anno in prestito con obbligo di riscatto, quindi il Napoli incasserà 3-4 milioni, poi il prossimo anno ne incasserà altri 12-13 e poi 7 sono di bonus. Quindi complessivamente, fate la somma, sono circa 26 milioni di euro. In più ci sono due calciatori giovani delle giovanili della Roma che passeranno al Napoli e che molto probabilmente andranno a giocare a Bari. Quindi formalmente ha rinnovato il contratto. Assolutamente sì, quindi oggi è una brutta notizia perché Milik resta ancora a Napoli almeno per questi minuti, perché ha rinnovato paradossalmente, però poi passerà alla Roma nelle prossime ore, e contestualmente c'è il passaggio di Dzeko o Dzeko, come volete dire voi, alla Juventus. Quindi la Juventus sicuramente fa un grande colpo, anche se è un calciatore ormai di 34-35 anni, non credo che abbia fatto un investimento per il futuro, ma l'ossessione della Juventus è naturalmente vincere la Champions, e quindi punta sempre su giocatori pronti per dare il loro contributo. E salutiamo anche Stefania Riccio, siete il top delle radio. Grazie Stefania. Luca, è qualcosa, e poi ci fermiamo, ripassiamo ai racconti d'estate, però anche l'estate è calciomercato, esatto. Non c'è estate senza calciomercato. Facciamo qualcos'altro in entrata? Ma il Napoli credo che in questo momento sia legato a doppio filo all'operazione Koulibaly. Se il calciatore senegalese non dovesse passare al Manchester City o al Paris Saint-Germain, come si dice, per una cifra di gradimento di De Laurentiis, ovvero 65-70 milioni di euro più bonus, io credo che Napoli abbia le mani legate, anche perché in uscita ha fatto l'operazione Haaland per 25 milioni di euro, quindi quella cifra volendo potrebbe essere reinvestita per acquistare un centrocampista che abbia le stesse caratteristiche del brasiliano. Ma non credo che il Napoli faccia tantissime altre operazioni, anche perché è coperto in ogni ruolo, manca un terzino sinistro, manca un centrocampista. Dovesse andare via Koulibaly, io credo che il Napoli prenderà sia il terzino sinistro, ma al momento c'è Goulam che blocca l'operazione, e un centrocampista che sia in grado di dare quella carica energetica, muscolare nella contesa, perché ovviamente in questo momento, avendo Demme, Fabian Ruiz e Zielinski, il Napoli manca un po' di garra, come dicono i sudamericani. Ma è possibile che non riusciamo a acquistare un terzino sinistro? Vabbè, abbiamo Mario Rui. Sì, ok. Arriverebbe, nel caso in cui dovesse andare via Goulam, Karbonic, che è questo giovane polacco molto interessante. Sinceramente è sempre un prospetto, non è un calciatore pronto come potrebbe essere un Goulam dei tempi migliori del 2017, quando era sicuramente tra i migliori in circolazione in Europa, forse secondo solo a Marcelo. Io credo che il Napoli debba investire di più sugli esterni difensivi, perché Di Lorenzo è un grandissimo giocatore, Mario Rui garantisce grande consistenza difensiva e anche grande progressione, grande tecnica al cross, però manca un po' di fisicità. Credo che dovesse sistemare un pochino meglio gli esterni, e conservando Koulibaly, che tra l'altro, lo dicevamo anche ai tirapietre, potrebbe giocare davanti alla difesa. Il Napoli parte in sordina, gioca un po' a nascondino, ma potrebbe candidarsi a sorpresa per vincere il campionato. Questo lo dico oggi
alla Grande Notte, 17 settembre 2020. Mettiamo a verbale, diciamo, l'ultima dichiarazione, sperando veramente che sia che tu sia l'oracolo, Osimhen, no? Sia l'oracolo. Certo. Vediamo Osimhen come va. Andiamo avanti, ci ascoltiamo una canzone di Franco Califano, meravigliosa, Un'estate fa, un altro che ha raccontato sicuramente benissimo il sapore dell'estate, ha saputo in qualche modo anche contestualizzarlo all'interno di questi 3 minuti e 36 secondi. Un'estate fa, la storia di voi due era un po' come una favola. Ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole. La vostra è là, ma ci dividerà. L'autostrada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, 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 poco. Torno a casa mia e torni pure tu. Sono cose che succedono. Un'estate in più che mi regalerà un autunno malinconico. L'autostrada è là, ma ci dividerà. L'autostrada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia un gioco, è stupenda e dura poco, 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 poco. Là, ma ci dividerà l'autostrada con la vacanza, segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia un gioco, è stupenda ma dura poco, 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 poco. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola, e finisce qua la storia di noi due, le persone che si perdono. Grande notte è raccontare e raccontarsi. È raccontare e raccontarsi. Da Euronics Gruppo Tufano. Prezzi di fabbrica fino al 30 settembre. Qualche esempio? LG Smart TV 43 pollici, tua a 326 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, con prima rata a gennaio 2021. Da Euronics Gruppo Tufano, il meglio della tecnologia ai prezzi più bassi, sempre. Altrimenti ti rimborsiamo. Euronics Gruppo Tufano. Caffè, caffè, cassì, cassì, quando si amara, ci duce son chi. Ma piccia la bocca, ma fai consolare.
ma mi è tu genio cantante. Ani, è il nome del caffè? Ah già, Caffè Siag. Az, è pure saporito. La grande notte. Detto mai, dopo tanto tempo ancora noi, la più bella non direi, forse un po' cambiata caso mai, stessa luna è come un anno fa, è nell'aria un po' di nostalgia. Il stesso vento caldo su di noi che ci porta via. Notti d'estate e chi le scorda più? Notti infinite solo io, solo tu. E non mi importa che sarà, da chi sei stato amato già. Quel che importa è che stanotte stai con me. Stai on the moon. Oh, no. Yeah, 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 yeah. No, 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 no. Baciare via, le tue mani sfiorano le mie. Sulla pelle scrivimi di te, mi farò bastare una bugia. Oh, oh. Ti cercavo e tu cercavi me, e un motivo c'è. No. D'estate e chi le scorda più? Notti infinite sono io, sono tu. E non mi importa che sarà, da chi sei stato amato già. Quel che importa è che stanotte stai con me. Notti d'estate di Rotta su Cuba, 23:41 in questo giovedì 17 settembre 2020. Salutiamo Giusy e Federico che oggi festeggiano il loro quarto anniversario di matrimonio. Mia sorella e mio cognato. Giusy, che donna fortunata di aver incontrato Federico sulla tua strada. Giusto? Sì, tra l'altro hanno due meravigliosi bambini, Salvatore, detto Tato, è già uno scugnizziello, e Azzurra. Azzurra non poteva che essere altrimenti, perché questo nome... Tra l'altro è nata nel giorno in cui è nato Massimo Troisi, 19 febbraio, quindi come vedi... Eh sì, tutto torna. E torna anche su Radio Amore Francesco Procopio. Buonanotte Francesco. Buonanotte. E scusate il ritardo, come direbbe Massimo Troisi, Francesco. No, figurati, ma che ci fate a quest'ora ancora svegli? Ci divertiamo con il grande Ivan Scudieri e con il nostro tuttologo Luigi Maria Losco, che ti vuole salutare, tra l'altro. Ciao Francesco, sì, buonanotte. Ciao Francesco. Allora, Ivan Scudieri ha avuto questa brillante idea di dedicare a questa puntata il tema dell'estate, i racconti d'estate. Quando diciamo estate, per Francesco Procopio, cos'è l'estate? L'estate che cos'è? No, l'estate è famiglia e spettacoli all'aperto. Un sacco di serate, dai, l'estate, sì. Infatti, in questo caso, stavo dicendo, possiamo parlare di solo famiglia, perché spettacoli ne abbiamo fatti pochissimi, sai, per i tempi che corrono, Covid purtroppo ci ha un po' tagliato le gambe quest'estate, e siamo usciti a fare poca roba,
però va bene così comunque. Francesco, volevo farti una domanda, visto che io ho avuto ovviamente il privilegio di seguirti in tutte le tue evoluzioni artistiche, perché sai, chi è di Napoli poi ti conosce il tuo percorso, eccetera. Ma c'è stato un momento, cioè una serata in particolare, in cui hai capito che quella che era la tua grande passione sarebbe poi realmente diventata il tuo lavoro? Ma no, vabbè, serata, io l'ho sempre pensato, cioè ho sempre deciso di fare questo come lavoro, perché in realtà era quello che mi riusciva meglio, lo dico sempre sta cosa, nel senso che molti fanno questo lavoro per passione, non è che non mi piaccia, mi piace farlo, però principalmente perché è la cosa che mi riesce meglio. Quindi siccome io già quando andavo a scuola non è che andavo benissimo, e quella cosa che mi riusciva meglio era far ridere gli amici, eccetera, ho detto basta, l'unica cosa che posso fare è questo lavoro qua, e quindi non mi è servito uno spettacolo, perché quando ho cominciato a fare gli spettacoli ero già molto, come dire, deciso a fare questo per lavoro e basta, quindi uno spettacolo precisamente no. Poi ne potrei citare tantissimi, l'incontro col mio maestro, definisco eternamente Renato Carpentieri, perché che grande Renato Carpentieri, sì. Grandissimo. Con lui siamo stato 12 anni, abbiamo lavorato insieme per circa 12 anni, e quindi con lui ho fatto diversi spettacoli. In questi spettacoli, a parte, mi è piaciuto tantissimo, sono cresciuto tantissimo, e poi ci sono stati alcuni spettacoli dove Renato veramente mi ha dato tanto, e quindi lì forse proprio è stato, ho confermato ancora di più la mia voglia, la mia decisione di fare questo mestiere. Senti Francesco, qual è il ricordo più bello che ti lega a questa stagione, l'estate che sta per finire? Beh, il ricordo più bello che mi lega a questa stagione, no, che per esempio siamo riusciti a fare una, abbiamo fatto 3 serate quest'estate, io e lui. No, ma dico in generale la tua vita da ragazzo, qualcosa che ti lega profondamente, al di là della professione. Ah, al di là della professione, il ricordo più bello, allora, della vita, tu dici il ricordo. Certo, certo, certo. Vita. Ricordo più bene, ma quando te ne potrei dire? Allora contestualizziamo il tema. Allora un Francesco. Luogo, prima un luogo. Dai, un dici, luogo, dici. Così, poco quello che mi viene... L'estate? Mi è venuto in Sardegna, quando ero giovane, andavo in vacanze in Sardegna con la famiglia, quello è un ricordo meraviglioso. Oppure, momenti in scena con l'amico Biagio Izzo, dove veramente ci siamo divertiti tantissimo, forse più noi che gli stessi spettatori, e non so, tanti Francesco, la Sardegna, prendiamo la Sardegna perché ho sentito famiglia, molto privato, il Francesco privato a me interessa, sì, in questa domanda, ma famiglia. C'è stato un primo amore lì in Sardegna estivo? E possiamo ricordare un primo bacio, qualcosa? Ma io poi sono un uomo sposato, perciò. Però siamo oltre la fascia protetta, Francesco. Sì, vabbè, ma la mia moglie di là che sta con me, sta facendo l'intervista, oppure hai ragione. Vabbè, sì, forse sì, Sardegna, forse hai ragione, quello era... Sicuramente saranno stati i primi baci, se non di più, perché e mi ricordo che con questa ragazza più grande di me, avrò avuto io 14 anni e lei quasi 18, quindi per me era proprio una femmina rossa, e quindi sì, sicuramente, ecco, bravo, se andassi, vuol dire, non è un'intervista, è una seduta dallo psicologo. Eh sì, la grande notte è un po' questo, raccontare. Possiamo ricordi piacevoli, però se ci pensi, no? Va bene. Senti, ma senza mascherina immagino all'epoca. No, se ne parlava proprio. Diciamo che già adesso ancora me la dimentico. Comunque, io ogni volta che scendo me ne compro una nuova, perché mi dimentico di portarmela da casa. E quindi mi affaccio in un negozio di vendete mascherine, me ne può dare una, perché non riesco, me la dimentico e quindi non mi abito. Spero che questa abitudine, cioè che non, spero di non avere il tempo di abituarmi. Bravo, lo speriamo tutti. Francesco, invece, cosa ci racconti di quello che ti aspetta in quest'autunno? Ah, professionalmente? Mi è fatta una domanda che non mi aspettavo. Questa è la prima domanda che mi aspettavo. Io, no, infatti, ci tenevo a dire questa cosa, perché tanti mi dicono, poverini, voi attori, perché noi già facciamo con passione, poi, ma questo fatto Covid, ci guardano ancora, poverini, ma i teatri quando ve li aprono, no? Come se il teatro poi fosse un problema
come dire, più dell'attore che dello spettatore, perché dice spettatore, vabbè, può campare senza teatro, ma l'attore senza teatro come campa? E qui viene fuori questa verità, no? Che gli attori lo fanno più per loro stessi che per lo spettatore, perché lo spettatore, sembrava che il teatro fosse, come dire, un elemento necessario per tutti, invece fondamentalmente è necessario per noi, per la nostra passione e per campare. Certo. Però io rispondo sempre che sì, un po' ci soffriamo, qualcuno va in ansia, però diciamoci la verità, noi attori siamo pure abituati a fermarci 3 mesi, 2 mesi, 5 mesi, cioè l'attore è già dalla sua scelta, perché questa è una scelta folle quella di fare l'attore, specialmente fare l'attore di teatro, quindi già questa è una scelta folle, poi di mettere su famiglia facendo l'attore di teatro, secondo me ci dovrebbero proprio ricoverare, però quindi noi già viviamo in questa follia, in questa, come dire, incoscienza. Poi si mette pure Covid, ma a noi il Covid ci fa poco, perché tanto, tante volte saltano i lavori, oppure lavori 2 mesi e non ti pagano, quindi fondamentalmente noi siamo abbastanza, come dire, abituati a questo enorme problema. La tua famosa battuta, mannaggia la cardarella, che torna allora, spesso, credo che, credo che nel periodo del lockdown tu l'abbia detto spesso, no? Sì, ma proprio non come attore, ma come, diciamo... devo dire, ce la puoi ripetere un attimino, dai, ti prego. Mannaggia, Gerderella. Fantastica, fantastica. Quella è nata, stavo in scena con Biagio, non era scritta a copione, e improvvisamente, vabbè, in realtà uscì prima Chi gli è, e Biagio, che poi, Biagio è un grandissimo comico, ma anche un'eccezionale spalla, subito capisce che volevo andare in quella direzione e cominciamo a improvvisare insieme e avremmo fatto veramente 20 minuti di improvvisazione su questa, su questo linguaggio. Fantastico. E qualcuno forse in sala l'ha ripreso e così abbiamo superato i 2,5 milioni di visualizzazioni sulla rete, perché ma è nato tutto veramente per gioco, per caso, infatti sono contentissimo. Cardarella in verità la diceva mio nonno, perché mia mamma è di Acerra. E mio nonno era un po' quell'ingenuità degli uomini di una volta, che per non dire parolacce, per non bestemmiare, dicevano mannaggia Cardarella. E poi Acerra è la città di Pulcinella, mi corregga il tuttologo. Assolutamente sì. Sì, io sono di quelle parti, quindi ti confermo. E ad ogni modo devo ringraziarti, Francesco, perché proprio durante il lockdown mi hai tenuto compagnia con la tua partecipazione all'interno di 7 ore per farti innamorare. In quel tassì, insomma, è stato bello anche virtualmente poter esserci qualche proprio istante. Proprio ieri è andato in onda su Sky, l'ho rivisto. Ieri sera. Ottimo. Tra un po' andrà in onda, fra un po', perché andrà in onda il 25 settembre l'Allieva, dove io... Il dottor Anceschi è un personaggio fisso che sta in tutte le puntate, la serie Pollino Guanciale e Alessandro Mastronardi su Rai 1. Sì. Sì, e poi un meraviglioso film con la regia di Alberto Negrini su Rita Levi-Montalcini. Eppure lì ho un personaggio, secondo me, molto bello, drammatico, e non c'è che niente a Cardarella, è proprio tutt'altro, quindi però sono contento. Francesco, è di Rita Levi di Montalcini, del film ne parlano pure benissimo, no? Ho avuto modo di leggere. Sono molto contento, sì, io ho visto già qualcosa e secondo me è veramente un bel lavoro. Speriamo bene, speriamo bene. Invece teatralmente stiamo, perché poi noi attori, pure se il teatro si ferma, pure se ce lo chiudono, pure se ce l'abbattono, noi continuiamo a pensare per il teatro, a scrivere, a progettare, ci chiamiamo, tu l'anno prossimo stai con me, non voglio sapere niente, cioè nel senso che per noi, come se, appunto, come dicevo prima, per noi vive dentro di noi il teatro, quindi pure se non ce lo aprono, per noi vive, prima o poi aprirà, e noi se non lo aprono lo facciamo fuori al teatro, lo spettacolo, e quindi io partirò con questo spettacolo a due, che saremo io e Lucio Pietri in scena, e si chiamerà Nella vecchia pandemia. Abbiamo scritto insieme, lo dirigeremo insieme, e parla della storia di due amici, in realtà sono un uomo di città e un uomo di provincia, costretti a convivere per il lockdown in questa casa, e da lì nasceranno chiaramente una serie di situazioni esilaranti, a cominciare dai luoghi comuni, tutto quello che ci è successo, e però verranno fuori anche tante situazioni che ci faranno riflettere un po' come tutti abbiamo riflettuto in questo periodo, e magari ce ne usciremo da questa esperienza tutti un po' cambiati. Ci piaceva raccontarlo immediatamente questa cosa, e quindi io e Lucio insieme metteremo in scena questa cosa, che girerà, saremo a Napoli, al Troisi,
o al Totò, per esempio, poi saremo anche a Roma, per un po' di Calabria, saremo in giro e poi per chi, man mano che apriranno i teatri, speriamo che ci entreremo. Francesco, cinema, teatro o cabaret? Se dovessi sceglierne una delle tre, diciamo, sì, forme d'arte, sì, qua, a quale ti senti più legato? No, io sicuramente faccio teatro da almeno 35 anni, quindi io sono cresciuto sulle tavole. Quando sto sulle tavole io vivo e non ho nessun tipo di problema. Però se devo ammettere in questo periodo che cosa mi sta divertendo tantissimo è il cinema o la fiction, mi piace da morire. E quindi anche perché il cinema e la fiction mi piacciono tantissimo, mi piace tantissimo farlo e nello stesso tempo mi consentono di fare il teatro che mi piace, cioè non partire in una compagnia, in una tournée per tanti giorni e stare fuori anche casa per fare un lavoro che magari non mi diverte tantissimo, ma magari essere costretto per motivi economici. Invece così io riesco a fare anche meno repliche, però sicuramente spettacoli che mi piacciono di più, in cui ti senti, diciamo, più coinvolto. Assolutamente, quindi sono contento così. Francesco, ti ringraziamo per essere stato con noi, sei stato gentilissimo. Ci mancherebbe, è stato un piacere. Ciao Francesco. No, andate pure a dormire, poi tutta la notte. Mo. No, finiamo. Sei minuti abbiamo finito. Sei minuti. Domani mattina c'è la Cardarella. Beh, ma aspetta, Cardarella, il lavoro serio. Così. Un abbraccio. Grazie Francesco Procopio, che è stato ospite graditissimo della Grande Notte. In conclusione, abbiamo un minuto a testa, quindi forza, lasciamo via spazio a Luca Cirillo. Luca, questa esperienza della Grande Notte, questi racconti d'estate, dai, dacci. Ma io da quando ho scoperto la Grande Notte, Peppe Mojito lo sa molto bene, sono un tuo fan e anche ovviamente poi ho scoperto dopo anche il Tuttologo e sono uno dei vostri primi ascoltatori. Ogni volta che c'è la diretta della Grande Notte mi sintonizzo, qualche volta ho avuto anche il piacere di essere ospite telefonico. Questa sera si è compiuta la magia di essere in carne ed ossa, più carne che ed ossa, in questo studio che mi vede, tra l'altro, ripeto, con Donato Martucci, protagonista il lunedì sera nel corso dei Tirapietre, che ricordo va in onda tutti i lunedì, e vi invito a seguirci perché poi ci sarà anche Ivan Scudieri nella prossima puntata, ci sarà anche Luigi Maria Losco, se vorrà, naturalmente. Grazie. La Grande Notte è meravigliosa perché, come ho sempre detto, c'è eleganza, c'è armonia, c'è poesia, c'è relax e c'è soprattutto la possibilità di fare una sorta di autoconvincimento, che dentro di noi possiamo trovare le parole giuste da far venire fuori con serenità per vivere meglio le nostre sensazioni, le nostre emozioni, condividendole con gli altri. Quindi l'estate secondo me è anche questo, perché è un resoconto che si fa alla fine di ogni stagione estiva, quando si va al mare, si torna, chi ha la possibilità di farlo. Ma io voglio estendere anche un pensiero a coloro che non hanno quest'anno avuto la possibilità di godersi un po' il mare, le vacanze, sperando che lo possano fare presto. Grazie Luca Cirillo, Tuttologo. Luca è sinergia, abbiamo capito nella Grande Notte, sì. Luca è sinergia. Mi sa che se prima eravamo in due, adesso saremo in tre. A ballare l'Alligato. E il mio saluto è, ragazzi, mi raccomando, nei racconti che state facendo, farete a breve, a scuola, con gli amici, siate molto novellisti, un po' protagonisti, ma mai catastrofisti. Grande, grandissimo Luigi Maria Losco, grande Luca Cirillo, grande Peppe Mojito che si è occupato della parte tecnica. Settimana prossima, la Grande Notte di Antonio Romano. Da parte di Ivan Scudieri è tutto. Ci troviamo giovedì tra le 22 e le 24. Quando solo sono trans, tutte vogliono essere cans, solo per una carezza, o per un vaso, che mano dinte in mano a camminà. Ma com'è bella notte sta città, quando solo sono trasi, e attorno si accogliete tutte cose, ci appiccicamme un po', facimme pace, perché ogni cosa si va per una, guarda una luna che ci fa cantare. Buonanotte,
attacchi resta sciata. Buonanotte a chi si è innamorato. Buonanotte per chi abita la notte. Buonanotte a chi ha fatto peccato e non ne teme poi. A chi amo crudo e a chi amo morto. Buonanotte. Quando sole se ne tras, quanta tormenta tu sei in te casa. Ora il balcone sul bagno di spazio, bandiere sta città che si arrabbosa. Mentre domani si fa calzare e tra coccore si torna a scena. Buonanotte a chi resta scena. Buonanotte a chi si è innamorato. Buonanotte per chi ha vita la notte. Buonanotte a chi ha fatto peccato e non ne tiene colpa. A chi amo crudo e a chi amo morte. Buonanotte. Buonanotte per chi ha vita la notte. Buonanotte a chi ha fatto peccato e non ne viene dopo. A chi amo crudo e a chi amo morto. Buonanotte. Buonanotte. La grande notte. Spegni il computer. Accendi la radio. Spegni il computer. Accendi la radio. Messaggio referente.